Ciao, sono Virna. Oggi vi presento un progetto realizzato con la lana Oslo di Filati Tressere. Io ho utilizzato questa colorazione che è il colore 02, ma trovate tantissimi altri bei colori per realizzare questo progetto. Che cosa realizziamo oggi insieme? Facciamo un poncho con tecnica mista. Che cosa vuol dire? Vuol dire che realizzeremo una parte del poncho con i ferri e nello specifico dei ferri 4 e mezzo e l'altra parte con l'uncinetto. Vi faccio vedere un attimino le due parti del poncho. Questa è la parte che è realizzata con i ferri, mentre il bordo, questo, sarà realizzato con l'uncinetto. Ma vediamo come si procede. Intanto vi dico che serviranno 500 g di filato lana Oslo. Prendiamo i nostri ferri 4,5 e andiamo a mettere sui ferri 72 maglie. Dal nostro gomitolo tiriamo fuori il filo dalla parte centrale e lasciamo una parte di filo che sia abbastanza lunga per conteggiare 72 maglie. Andiamo a fare la nostra solita asolina scorsoia. Inseriamo l'asola sul ferro, stringiamo senza stringere troppo e il filo lasciato da parte sul pollice, mentre il filo del gomitolo sull'indice e andiamo a mettere i nostri punti in questo modo. Messe le nostre maglie sul ferro, in questo caso ne vedete di meno perché vi faccio vedere la lavorazione senza fare tutta la lunghezza, andremo a fare il nostro primo ferro di ritorno tutto a rovescio. Inseriamo il ferro, passiamo la prima maglia e poi andiamo a lavorare le successive tutte a rovescio. Nel giro successivo andiamo a dividerci le maglie per eseguire la nostra lavorazione. Quindi la prima la passiamo a diritto e poi andiamo a lavorare una, due, tre maglie a diritto. Quindi ne avremo quattro che creano la nostra prima parte di bordo, ovvero questa parte qua. Vedete? Questo poi si farà successivamente. Noi lavoriamo prima sul pannello, quindi abbiamo 4 maglie a diritto. Poi andiamo a fare, spostiamo il nostro filo da questa parte, andiamo a fare una, due, tre maglie a rovescio, che sono praticamente le maglie che vedete qui. Poi andiamo a fare una, due, tre maglie a diritto. Allora, in realtà, se noi facessimo così, come sto facendo adesso, ci verrebbe questa divisione molto definita. Noi invece abbiamo bisogno di partire già con l'intreccio. Vediamo quindi come si fa. Torniamo indietro, quindi vi disfo queste tre maglie a diritto e vi faccio vedere come realizzare il primo intreccio. Per intrecciare il nostro filo possiamo utilizzare un ferro da treccia o in questo caso, visto che dobbiamo soltanto andare a intrecciare una maglia, possiamo anche aiutarci con l'uncinetto che useremo poi per la parte uncinetto. Andiamo a mettere in sospeso la maglia che incontriamo dopo aver realizzato le prime tre a rovescio sul davanti e lavoriamo le successive due maglie a diritto. La nostra maglia sospesa andiamo a rimetterla sul filo di sinistra e andiamo a lavorarla a diritto. Abbiamo fatto così il nostro primo incrocio. Proseguiamo lavorando 3 maglie a rovescio. E poi 2 maglie a diritto. Questo, a partire dopo le prime 4 maglie a diritto, è
un modulo che andremo a ripetere. Vi faccio vedere bene il pannello. Allora, noi abbiamo realizzato la suddivisione di questo, che è il primo modulo. Ci sono le prime quattro maglie, che sono quelle del bordo, e poi c'è il modulo. Siamo arrivati a due maglie a diritto. Dopodiché ripartiamo, quindi ripartiamo da quella rovescia e ripetiamo di nuovo il modulo. Lo andremo a ripetere per una, due, tre, quattro volte complete e vi faccio vedere come terminiamo. Andremo a terminare con 3 maglie a rovescio, 1 intreccio, quindi mi porto il filo di qua, vado a sospendere sul davanti sempre, mi raccomando, vado a lavorare le due successive a diritto, rimetto la mia maglia sul ferro e vado a lavorarla a diritto, quindi un intreccio, 3 maglie a rovescio e terminerò con 4 maglie a diritto, quindi il bordo esattamente come abbiamo fatto in partenza. Arrivati a questo punto, proseguiamo con il giro di ritorno. Allora, quando siamo dal rovescio andiamo sempre a lavorare le nostre maglie come si presentano, quindi quelle che troviamo a rovescio le lavoreremo a rovescio e quelle che troviamo a diritto le andremo a lavorare a diritto. Nel successivo giro di andata andiamo a lavorare anche qui le maglie come si presentano, quindi diritto a diritto e rovescio a rovescio, e proseguiremo ancora anche con il giro di ritorno lavorando le nostre maglie come si presentano. Terminato il giro di ritorno siamo pronti per un nuovo giro con l'incrocio, quindi andiamo a fare la prima di la passiamo a diritto, lavoriamo le successive 3 a diritto, le maglie che si presentano dopo 3 a rovescio e poi rifacciamo l'operazione che abbiamo fatto all'inizio, quindi portiamo un filo di qua, prendiamo la nostra maglia che si presenta sul ferro e la mettiamo in sospeso davanti, lavoriamo le due successive, rimettiamo la nostra maglia sul ferro e andiamo a lavorarla a diritto. Proseguiamo lavorando a rovescio le 3 maglie successive, poi 2 a diritto e di nuovo passiamo poi al modulo successivo e proseguiamo sempre allo stesso modo. Vedete l'incrocio? Ci crea questo motivo, quello che vedete qua, questo intreccio molto 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 semplice. Andremo a lavorare questa sequenza, quindi nei giri orizzontali, come abbiamo visto finora, per una lunghezza di circa 180 centimetri. Dopodiché andremo a chiudere tutte le nostre maglie sul ferro. Realizzata la nostra fascia, procediamo con la realizzazione della fascia a uncinetto. Mentre la parte fatta coi ferri l'abbiamo lavorata per il lato più corto per una lunghezza di 180 cm, andiamo invece a lavorare il nostro bordo a uncinetto sulla lunghezza praticamente di 180. Quindi sarà un numero di maglie pari a una lunghezza di 180 centimetri. Nello specifico andiamo a mettere con l'uncinetto 270 catenelle, perché 10 centimetri coincidono con 15 punti, quindi con 15 catenelle. Questo vi può tornare utile anche per adeguare le misure, doveste usare questo punto anche per altre cose. Iniziamo la nostra lavorazione sempre con la nostra asolina scorsoia, andiamo a metterla sull'uncinetto e
e andiamo a fare le nostre catenelle. Mi raccomando, tenete fermo questa parte in modo che la vostra sequenza di catenelle resti girata sempre dallo stesso lato. Farete questa operazione per 270 volte, quindi 270 catenelle. Realizzata la nostra catenella lunga 180 cm, che cosa andiamo a fare? Contiamo 1, 2, 3 catenelle che simuleranno la prima maglia alta, quindi per alzarci, e andiamo poi a contarne ancora 1, 2 e 3, che è lo spostamento che andiamo a fare per poi creare il nostro primo ventaglio. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andremo a puntare nella settima. Così ho caricato il mio filo sull'uncinetto e vado a realizzare 5 maglie alte all'interno dello stesso punto di base. Quindi un primo ventaglio. Non faccio nessuna catenella, conto solo di base 1, 2, 3 maglie, ricarico il mio filo e vado a puntare nella quarta, faccio nuovamente un ventaglio da 5 maglie alte e proseguo in questo modo fino alla fine delle mie catenelle. Terminerò la mia sequenza contando 1, 2, 3 e puntando nella quarta andrò a terminare con una maglia alta. La lavorazione che otterrò è questa, vedete, con una sequenza di ventagli da 5 maglie alte. Come procedo adesso? Vado a fare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado a puntare in mezzo, giro chiaramente il lavoro, vado a puntare in mezzo ai miei due ventagli e vado a fare una maglia bassa e poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. E di nuovo punto in mezzo ai due ventagli e vado a fare una maglia bassa. Lavorerò così fino a fine giro, terminando con un punto basso in corrispondenza della prima maglia alta che ho fatto prima. Poi vado di nuovo ad alzarmi, quindi 3 catenelle, giro. E che cosa vado a fare? Devo andare a fare dei ventagli in corrispondenza di quelli che ho fatto in una prima tornata. Cosa conto? Io qui ho 5 catenelle, ne conto 1, 2 e andrò a puntare nella terza. Carico e vado a fare esattamente il lavoro che ho fatto prima, quindi 5 maglie alte all'interno dello stesso punto creando il mio primo ventaglio. Conto nella sequenza di catenelle successiva, quindi 1, 2, carico il mio filo e vado a puntare nella terza e faccio nuovamente il ventaglio. Proseguirò così fino a fine giro. La mia lavorazione risulterà quindi così. Andrò a lavorare in questo modo fino ad ottenere un'altezza, e adesso ve la misuro così vedete bene, la mia altezza è un'altezza di 18 centimetri circa. Considerate che in quello che ho fatto io abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e un'ultima 9 ripetizioni di ventagli. Secondo me però dovete tenere presente che potreste avere una mano leggermente diversa, quindi basatevi sui centimetri. Una volta terminata la lavorazione anche della fascia uncinetto, dobbiamo fare il pezzo che unisce le nostre due lavorazioni. Intanto rifiniamo tutta la parte a maglia con un giro di maglia bassa tutto attorno, quindi lungo tutti i lati, sia la base così, sia lateralmente, anche perché lateralmente, avendo lavorato con la maglia rasata, potrebbe attorcigliarsi, quindi andiamo ad allineare con un giro di maglia bassa.
Per unire le nostre due fasce dovremmo andare a fare con l'uncinetto questo punto che in alcuni casi non ha un nome, qualcuno lo chiama punto lanciato, insomma è un punto basso molto 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 allungato, ma vediamo come si lavora. Andiamo a lavorare sulla fascia realizzata con l'uncinetto. Dobbiamo andare a puntare nella parte iniziale, quindi dove abbiamo messo le catenelle di partenza. Prendiamo il nostro filo, andiamo a crearci la nostra zolina scorsoia e andiamo a fare, puntando nella prima maglia che si presenta, vedete che prendo il lato giusto, quindi questo è il mio dito, vado a puntare, stringo la zolina momentaneamente, ok, poi punto all'inizio del mio lavoro, quindi nella prima catenella che avevo fatto di base, vado così e vado a fare il mio primo punto, quindi porto la mia zolina e faccio un punto basso, vado ad allungarmi con questo punto basso. Poi con l'aiuto o di un uncinetto grande o di un tondo, questo è un tondino che ha un diametro di 1,5 cm, vado a inserirlo nella maglia appena fatta. Poi che cosa faccio? Procedo in questo modo. Punto nella catenella successiva, vado a fare il mio punto basso e di nuovo vado ad inserirlo all'interno del mio supporto. Proseguo con questo modo di lavorare fino alla fine della mia striscia, quindi per tutti i 180 centimetri. Così. Una volta che ho caricato tutti i miei punti, considerate anche questo, che voi avrete una lunghezza molto molto grande. Non importa, man mano che realizzate i punti li potete scaricare perché tanto non si disfano, quindi potete tranquillamente lasciarli cadere. Arrivati al fondo, che cosa andate a fare? Andiamo semplicemente a girare il nostro lavoro, ci spostiamo e poi che cosa facciamo? Andiamo a tirar fuori la nostra prima asolina e andiamo a fare un punto basso così, lasciamo divisi i fili e solo per questo punto andiamo a fare una seconda maglia bassa per chiudere bene bene il nostro punto. Dopodiché per i successivi andremo semplicemente a fare un punto basso in ogni punto. Ottenendo così questa nostra fascia di punti allungati. Potrete chiaramente realizzare questa fascia della misura che voi volete, più andate a prendere la parte che utilizzerete per allungare la maglia larga, più questa diventerà ampia. Considerate che però per fare un bel motivo, secondo me, non dovete andare oltre i 4 centimetri perché sennò diventa poi sproporzionata rispetto alle altre due realizzate, una a maglia e l'altra con l'uncinetto. Arrivate al fondo, non vado a staccare il mio filo, ma inizio l'unione con la fascia realizzata ai ferri e andrò ad unirla semplicemente in questo modo. Abbiamo un po' di fili, poi dopo li passeremo, se volete li passate anche prima, io adesso ho ancora quel filo lì, ma facciamo così. Quindi questo è il punto, andiamo a puntare il nostro uncinetto di lì e facciamo la bassissima. Dopodiché andiamo a puntare all'interno del punto, quindi aspettate, mi avvicino così lo vedete meglio, qui, e all'interno del punto dall'altra parte e facciamo una bassissima, così avremo la nostra unione e rifinitura con una sorta di punto a rilievo. E
faremo quest'unione fino alla fine del nostro, delle nostre due fasce, quindi dopo averle unite tutte. Ecco, risulta così. Ecco come risulterà il lavoro una volta unito. Questa è la fascia ai ferri e questa è la fascia a uncinetto. Terminato il nostro, appunto, unite le nostre fasce tutte insieme, siamo pronti per dare la forma al nostro poncio. Che cosa andiamo a fare? Pieghiamo esattamente a metà la nostra lunghezza sul lato dei 180 centimetri e andiamo a lasciare libera, senza cucitura, una lunghezza, partendo da dove abbiamo fatto la piega, una lunghezza di 35 centimetri. Quindi qui abbiamo fatto la piega, abbiamo piegato a metà la nostra fascia, lasciamo liberi 35 centimetri che saranno la parte dove infileremo la nostra testa e il collo. Dopodiché andremo invece a cucire insieme, sempre dritto con dritto, quindi sul retro, con l'ago, facendo appunto il nostro punto macchina, quindi andando avanti e indietro, per una lunghezza di 26 centimetri. Aspettate che lo sposto così lo vedete meglio. Quindi abbiamo fatto 35 di collo e invece ne andiamo a chiudere 26 cuciti sul retro. A questo punto abbiamo anche l'ultima parte che resterà aperta, perché questa è quella da cui poi faremo uscire il nostro braccio, che sarà invece di indicativamente 23 centimetri. Anche qui può essere che sul conteggio totale non vi tornino, ma allora voi considerate 35, assolutamente sì, 26 è la chiusura praticamente della spalla, il resto quello che avanza. Ora dovremmo solo più andare a rifinire il nostro poncio nelle parti aperte, non quella del collo, ma partendo da dove abbiamo terminato la nostra cucitura, facendo semplicemente questo lavoro ad archetti, ma ve lo faccio vedere sul campione che abbiamo realizzato. Andremo a lavorare in questo modo. Partiamo con 3 catenelle per alzarci, poi contiamo 1, 2, 3 maglie di base, carichiamo e andiamo a fare nella quarta 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte nello stesso punto di base, creando il nostro primo ventaglio. Facciamo una catenella, poi saltiamo 1, 2, 3 e nella quarta andiamo di nuovo a fare il nostro ventaglio, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e poi di nuovo una catenella e proseguiamo con i nostri ventagli. Andremo a lavorare in questo modo per tutto il perimetro, partendo appunto dalla parte che abbiamo terminato con la cucitura, tutto attorno al lato più corto, poi il lato lungo e viceversa fino ad arrivare dalla parte opposta. A questo punto il nostro poncio bello caldo con questo magnifico filato, che vi ricordo è la lana Oslo, è pronto per essere indossato o regalato. Al prossimo tutorial.